Ci troviamo qui al criptoportico della Villa Romana di Marina di San Nicola e per l'apertura di questa mostra d'arte che è praticamente organizzata da tre ragazze, di cui una, Rosaria, vi spiegherà bene l'essenza di questa mostra, e che è il primo evento di questo genere che si fa qui a Marina di San Nicola, in questo sito, in particolare all'interno del criptoportico della Villa Romana. È un evento patrocinato dal Comune di Ladispoli, dal Comune di Cerveteri, dalla Regione Lazio, e con l'autorizzazione della sovrintendenza, e patrocinata anche dal Consorzio Marina di San Nicola, di cui sono direttore, e praticamente, oltre che patrocinare, il Consorzio ha anche collaborato per la realizzazione di questa cosa. Quindi adesso ci incamminiamo con Rosaria, che è appunto una delle tre organizzatrici, con Arianna Sera e con Elisa Selli, che ci spiegherà adesso le opere di questi artisti, opere un po' particolari che poi vedremo, sperando che questo sia il primo dei tanti eventi che seguiranno in questo sito. Allora, questa mostra parte da una residenza che è stata fatta i primi di settembre, in cui appunto abbiamo ospitato quattro artisti internazionali e abbiamo fatto loro vivere la città di Ladispoli e di Cerveteri, facendogli fare delle attività, noi le abbiamo chiamate esperienziali, perché appunto dopo queste attività loro hanno realizzato queste opere. Questi quattro artisti sono un artista danese, Ellen Wolf, di cui possiamo vedere le opere sia all'ingresso che per tutto il percorso del criptoportico. E la sua tecnica rimanda un po' a quella dei mosaici, e quindi questo connubio tra l'antico e il contemporaneo, però rivisitato. La sua arte, comunque, in questo caso ha ripreso un po' quello che è lo studio della stratigrafia, in cui praticamente nella stratigrafia si studia si studiano i vari strati del terreno, comunque del sottosuolo, e quindi più si va in basso e più si va indietro nel tempo. Invece per lei in realtà attraverso lo specchio riesce ad andare nel futuro. In questo caso invece abbiamo un'opera dell'artista Gabriele Biondi. Quest'opera si chiama La passeggiata di Benjamin e David. E praticamente questa tela rappresenta una delle prime, lui ha preso ispirazione da una fotografia, anzi la prima fotografia della scoperta degli scavi di Cerveteri, della scoperta degli scavi di Cerveteri, della necropoli. Ha realizzato quest'opera pensando ad un paesaggio fluido. Infatti, come possiamo vedere, vengono appunto realizzate queste figure che ricordano quelle che sono appunto le necropoli di Cerveteri, però attraverso una visione un pochino quasi fluida, apocalittica, perché comunque ci sono queste figure geometriche che richiamano un po' quello che è le figure nei vasi che abbiamo visto al Museo di Cerveteri. Più avanti invece troviamo l'opera di un artista, dell'artista polacca Olak Suba. La sua opera invece è un dondolo che viene bloccato dal tempo e quindi perde quello che è la sua funzione, cioè la precarietà. In questo caso il fatto che viene bloccato all'interno del criptoportico è un po' anche un rimando a quello che è il passato e il futuro, quindi è inglobato in quella che è la storia. E quindi perde anche la sua funzione, quindi la funzione di precarietà, ed è anche un po' una visione di quello che appunto può essere il futuro.
Alla fine invece troviamo l'opera dell'artista cinese Wang Yuxiang, che invece è un video del mare di Ladispoli. Lui ci ha tenuto molto alla realizzazione di questo video, in quanto la sua poetica riprende un po' quello che è la cultura cinese, e quindi sul fatto che la vita è come l'acqua, e quindi bisogna adeguarsi alle situazioni, come appunto l'acqua si adegua al contenitore. E quindi quest'opera, che è appunto un video, tra l'altro realizzato con uno smartphone, quindi comunque riprende anche un po' quello che è la cultura contemporanea, quindi l'utilizzo degli smartphone, e quindi appunto lui l'ha realizzato attraverso questo telefono cellulare. Io volevo, se hai concluso Rosaria, volevo solo concludere dicendo che innanzitutto il consiglio di amministrazione del consorzio, il presidente in primis, abbiamo accettato come consorzio di buon grado questa proposta, anche perché ho strappato una mezza promessa, un mezzo impegno appunto ad Arianna, perché ho parlato con lei di questo, ma tu sarai certamente d'accordo, quando io ho detto che questo sarà sicuramente il primo di tanti altri eventi che seguiranno, di questo genere, quindi mostre d'arte, magari io poi ho buttato lì anche musica da camera, un concerto di musica da archi, qualcosa del genere, ma a parte questo, soprattutto in questo sito bellissimo, in questo scenario bellissimo e queste mostre d'arte. E lei mi ha detto, non so se è stata una battuta, ma spero che ci sia un po' di verità, ha detto: se volete noi ne organizziamo una al mese. Quindi grazie Luigi. Grazie. We'll be right back.